sono stati oltre 200 i piacentini che hanno preso parte oggi pomeriggio all'iniziativa benefica Una Corsa per Amatrice, organizzata dal CONI provinciale con Placenza Half Marathon e assieme al Comune di Piacenza e a tante altre realtà del territorio, per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di attrezzature sportive scolastiche per Amatrice. Ancora una volta, dopo l'esperienza positiva che c'era stata con l'iniziativa a favore dei termotati dell'Aquila, sempre nel segno dello sport, ci era sembrato ancora una volta il modo migliore per così sollecitare un po' la sensibilità dei piacentini e con questa camminata ludico-motoria. Questa non è l'unica raccolta fondi, ce ne sono altre iniziative? Sì, questa diciamo è quella che ha messo insieme tante realtà del nostro territorio che nel segno dello sport hanno organizzato questa iniziativa. Un po' in tutta la provincia si stanno attivando tante cose, non solo a livello sportivo ma anche iniziative proprio partite spontaneamente dalla società civile, dalle popolazioni, dalle pro loco, dalle associazioni culturali del territorio. Partita dal campo di atletica Pino Dordone di Strada Agazzana, la marcia si è svolta su due percorsi, uno di 5 km fino a Vallera e l'altro di 10 km fino a Gossolengo. In comune ai due tracciati, oltre alla finalità di solidarietà, un piatto di pasta asciutta all'arrivo. Siamo nella cucina della Raineri Marcora, in particolare dell'Istituto Alberghiero. I ragazzi stanno preparando la matriciana per i concorrenti della marcia. Sì, i nostri atleti troveranno al termine della loro gara i prodotti tipici per la corsa per Amatrice. Oggi è un giorno particolare anche per il Raineri Marcora. Sì, sono 50 anni fa suonava la prima campanella del Raineri. Quindi il Raineri ha compiuto il suo mezzo secolo di vita esattamente oggi.